o benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti mostrerò una progressione armonica a bassi congiunti e doppio pedale utilissima se vuoi sviluppare le tue abilità da tornista in studio di registrazione. La ripresa delle chitarre acustiche in studio di registrazione rappresenta una parte fondamentale del lavoro del tornista, soprattutto se si tratta di produzioni di musica leggera. L'esempio di oggi è realizzato con una bella ritmica in sedicesimi che può supportare gli accordi della tonalità di Sol maggiore sia in moto ascendente che in moto discendente. Partiamo subito applicando la ritmica inizialmente solo sul primo accordo. Questa disposizione ritmica vede una consistente presenza di accenti suddivisionali percossi in levare, per cui avremo giù, su, su, giù, su, su, giù, su, giù, su. Isolando il movimento della mano destra mettendo in mute il suono delle corde, avremo giù, su, su, giù, su, su, giù, su, giù, su, giù, su, su, giù, su, su, giù, su, giù, su. Passando all'aspetto armonico, troviamo gli accordi di Sol maggiore, La settima sus, Si minore settima quinta diesis, Do maggiore non aggiunta, Re sus 4, Mi minore settima, Re sus 4 col basso di Fa diesis e concludiamo sul Sol maggiore. L'esercizio procede utilizzando la nostra ritmica in 4 quarti, applicando due accordi per misura. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Re, Sol. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Re, Sol. Naturalmente possiamo suonare la progressione armonica anche in moto discendente, per cui avremo Sol, Come avrai sicuramente notato, questa progressione armonica ha un suono particolarmente omogeneo. Ciò è dato dalla presenza del doppio pedale agli alti e quindi dalle note di Re e Sol presenti in ogni accordo. Per oggi è tutto. Se questo video ti è stato utile o di ispirazione, fammelo sapere lasciando un commento. Inoltre ti invito a mettere mi piace e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al canale con la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!